Buon pomeriggio. Allora, oggi ci troviamo nel Basso Biellese. Voglio documentarvi una situazione che ormai è sotto gli occhi di tutti, quindi non sto sempre lì a ripetere le stesse cose, però voglio partire da un punto di vista diverso. Oggi voglio farvi vedere questo prato che c'è qua sotto i miei piedi, come avete visto nelle immagini iniziali. È un prato di una persona che conosco molto bene e mi fa: vai a vedere in che stato siamo messi. Purtroppo, guardate qua. È una situazione veramente pazzesca. Questo signore ha un allevamento di bovini e quindi il problema principale suo è alimentare queste bestie. Lui ha fatto un taglio solamente di fieno quest'anno, questo sarebbe stato il secondo. Il problema principale è che sta morendo tutto il prato. Anzi, la maggior parte di questo prato è già morto, ma come questo, tantissimi altri appezzamenti di terreno sono in queste condizioni. Guardate il colore anche delle piante che c'è là in fondo. Il colore delle piante che sta assumendo una piega veramente pazzesca, una piega che si assume solitamente nei periodi autunnali, ottobre, novembre. Manca l'acqua e nonostante i pochi temporali che sono arrivati in questi ultimi giorni, anche di forte intensità, l'apporto pluviometrico che si è registrato in queste zone è veramente misero. Non abbiamo superato in alcuni punti nemmeno i 10 mm di pioggia e solo il mese di luglio ha fatto registrare questo apporto di pioggia veramente prossimo al nulla. Se i bovini o comunque tutti gli animali che mangiano fieno non riescono ad alimentarsi tramite questo tipo di alimentazione, se i contadini e tutti gli agricoltori, le aziende agricole non riescono a fare fieno, probabilmente anche le bestie non avranno il cibo sostanzialmente sufficiente per poter vivere. Quindi il problema principale sarà che purtroppo, è brutto da dire, ma purtroppo tantissime di queste bestie non ce la faranno. Siamo di fronte a una stagione veramente pazzesca che non si è mai verificata, quella del 2022 è un'estate incredibile che è segnata già fin dall'inizio della primavera e l'uscita dell'inverno ancora di più. In questo momento si sente un odore, sembra quasi di macchia mediterranea. Siamo in un posto dove sostanzialmente in queste zone nel mese di luglio si fanno delle fienagioni veramente pazzesche e comunque i temporali che c'erano solitamente portavano anche pioggia qua dove probabilmente non sono sufficienti le irrigazioni per scorrimento. Questa siccità storica, questo clima veramente ventilato, come vedete, che asciuga sempre di più il nostro terreno in questa zona, ma in tante altre zone del nord Italia, sicuramente ci vorranno un paio d'anni almeno per poterci riprendere. E io spero che nei prossimi anni la situazione migliori, perché sennò sarà veramente critica se non ci adatteremo velocemente a questo tipo di clima. Il terreno è asciuttissimo, è proprio secco, non abbiamo alcuna speranza di vita per queste piante che popolano questo appezzamento di terra. Ma guardate qua che roba. Questa settimana abbiamo avuto l'occasione di osservare un cedimento dell'alta pressione nordafricana che sta ormai facendo da padrona su tutto il continente europeo da oltre 20 giorni, e così facendo ha permesso la formazione di qualche temporale qua nel nord Italia per dare una leggera boccata d'ossigeno alle nostre terre e a tutta, diciamo, la zona. Sicuramente l'apporto idrico non sarà cambiato tantissimo, anche perché ho guardato i livelli idrometrici, purtroppo si sono mossi veramente di poco. In breve tempo sono tornati subito alla fase, diciamo, di zero e addirittura molti sono in negativo. Però la situazione è difficile da riprendere. Guardate alle mie spalle questo appezzamento di terra. Stiamo osservando anche un crollo sostanzialmente continuo
di queste foglie che vengono giù dalle piante, guardate in che condizioni sono. Guardate qua in che condizioni sono queste piante, che soffrono drammaticamente la siccità, guardate. Ci sono le foglie a terra come se fosse autunno. Guardate anche questa stradina che va dentro il bosco. E siamo solo il 27 di luglio.